Gli scontri avvenuti sabato pomeriggio tra gli attivisti in protesta contro il G20 e le forze di polizia in tenuta antisommossa sono costati a uno dei manifestanti, Andrea Colti, portato via di peso dalle forze dell'ordine, il processo per direttissima. Per questo una ventina di persone hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Tribunale di Venezia in occasione dell'udienza di convalida del fermo. Una città militarizzata che vorrebbe far passare, che vorrebbe far fare la passerella a questi 20 potenti della terra che vorrebbero decidere sul nostro futuro. Nel corso di questa giornata Colti, un nostro compagno, un nostro fratello, è stato fermato e in questo momento si sta svolgendo il processo per decidere quali saranno le misure che gli daranno. I manifestanti hanno esposto uno striscione in cui si chiedeva la liberazione di Colti, rivendicando il diritto a manifestare. Voglio un nostro compagno che da sempre, in tutte le battaglie per i diritti di tutti e di tutte, si è schierato in prima linea. Ecco, allora noi siamo qui per dire che non accettiamo queste forme di repressione. Colti era stato portato via dalle forze dell'ordine nello scontro avvenuto mentre gli agenti impedivano agli attivisti di raggiungere l'Accademia dalle Zattere, dove originariamente era iniziata una manifestazione statica.